Benvenuti, è il momento di preparare una buona ricetta gustosa e questa volta dolce. Sapori di casa mia con una rocciata umbra. Per preparare questo dolce ci serviranno della farina, lo zucchero, olio extravergine d'oliva, acqua e sale per il guscio. Il ripieno sarà fatto con uva sultanina come sinamollo con acqua calda e rum, le noci, le mele, le mandorle, pinoli, le prugne secche, del vin santo ottimo ci vuole, il cacao amaro e dei fichi secchi. Una bella grattugiata di buccia di limone e arancio e poi la cannella, fondamentali. Iniziamo tritando le noci. È la volta delle mandorle e quindi tritiamo anche le mandorle che andremo ad aggiungere alle noci. Sempre tritate grossolanamente i pinoli, li mettiamo direttamente così senza tagliarli, diamo una spezzata anche alle prugne secche, anche le prugne tagliuzzate insieme alla frutta secca. È il momento dei fichi secchi, togliamo il picciolo perché poi darebbe fastidio quando andiamo a mangiare il dolce. Anche i fichi sono tagliati grossolanamente e via insieme al resto della frutta. La frutta secca ormai è pronta, ho strizzato anche l'uvetta che è stata mollata con acqua calda e rum. Serviranno queste due mele che ho tagliato a dadini, pelato, tagliato a dadini e adesso le unisco. Questo è un bicchierino di vin santo, ci sta perché rende ancora più gustoso tutto questo dolce. Il cacao amaro è fondamentale per dare quel bel colore al ripieno e poi serve anche un po' di alchermes. Non deve mancare la cannella, come dicevo, senza esagerare perché poi la cannella può anche dar fastidio, una bella grattugiata della buccia di limone lavato, mi raccomando, e di arancia. E dopo una bella mescolata il ripieno, come potete vedere, è bello e pronto. Adesso questo qui riposerà un paio d'ore in frigorifero e mi metto a preparare quello che è il guscio della rocciata umbra, quindi un prodotto molto facile da preparare. La farina già pesata la mettiamo qui sulla tavola, uniamo lo zucchero, un pizzico di sale ci sta anche perché nei dolci il sale serve, è fondamentale per esaltare la parte dolce proprio del preparato. Una bella mescolata e poi iniziamo a fare questo panetto, questa preparazione che non è né una pasta brisè, non è una frolla, è qualcosa di semplice da utilizzare come guscio per tanti dolci messi insieme come tutta quella frutta che noi abbiamo. E il panetto per preparare il guscio della rocciata è bello pronto. Ho aggiunto anche 4 bei cucchiai di olio extravergine di oliva. Non c'è tanto bisogno di lavorarlo. Come vedete è compatto. Adesso lo lascio riposare un pochino e poi dopo sarà da stendere con il mattarello. L'impasto della rocciata, come vedete, è rimasto quasi 3 ore in frigorifero perché più ci sta, più si insaporisce, più è buono, credetemi. E adesso non mi resta che stendere il panetto con una sfoglia sottile con l'utilizzo del mattarello e poi creare questa rocciata che è un tipo serpentone da passare in forno a 180 gradi per una trentina di minuti. L'impasto esteso e adesso per comodità io lo passo direttamente sulla leccarda del forno che ho rivestito di carta forno in modo che almeno non vado a distruggere la sfoglia che sarà riempita con questo ripieno di frutta secca, frutta fresca, cannella, il kermes, vin santo. Abbiamo davvero tanti gusti, tanti sapori per riempire la nostra rocciata umbra. E
la rocciata umbra ha preso forma. Come vedete, ho dato la forma di una mezzaluna. E adesso direi che è giusto il momento di dare una bella spennellata di olio extravergine di oliva prima di passare in forno questa rocciata umbra a 180 gradi per una trentina di minuti. E come vedete, la kermes sopra, lo zucchero a velo non poteva mancare. Questa è la rocciata umbra da tagliare per vedere quello che è poi l'interno pieno di frutta secca. La rocciata umbra, sapori di casa mia.